Allora, Dennis, due parole, ripartiamo da questo gol con tre punti, che faccio tre punti, che gol bellissimo, il sinistro che per piano si è alzato, ma si aspetta di diventare un sì, aspettavo da tanto questo gol e sono contento che l'ho fatto e che mi ha portato questi tre punti pure a casa. E quello cercavi tanto, perché insomma due stagioni, tra l'altro dopo D'Ambrosio sono quelli con più presenza di questa roba. Qualche traversa, diversi assist di gol, però la rivale è arrivato nel momento di livello di quel tempo ti è pazzo anche questo tempo. Quando le cose quando non ti aspetti è successo così, non aspettavo che non volevo nemmeno fare gol, pensavo adesso ti da poco e tra così rivallo Senti, un giudizio a sviluppo personale sulla tua stagione. Dopo un ottimo campionato della scorsa anno, dove sei in mezzo a sempre tante difficoltà di insieme, quest'anno forse sei partito un po' a rilento, magari hai trovato la condizione fisica a lungo andare. Sì, ho avuto anche un po' di fatica, grazie al sforzo assoluto, per questo c'è un basso, però adesso accelerò per i playoff. Senti, il secondo giocatore per presenza, 69 presenze in due anni, adesso visto che hai fatto tutto il percorso, sei passato da parlare purtroppo di play-out a sognare quel play-off, come hai visto questo percorso e dove vedi il Siena più là? È un percorso bellissimo, perché l'anno scorso sapete benissimo che abbiamo sofferto tantissimo, però quest'anno è stato sempre una cosa a salire. Abbiamo vissuto così al momento e non abbiamo nemmeno pensato a qualcosa, perciò è stato bellissimo e speriamo che lavori un buon fine. Ci auguriamo anche noi. Dennis, sei uno dei giocatori cui finisce il contratto, è una valutazione che verrà presa dopo a seconda della categoria, ma non credo dipenderà da B o C sulla tua permanenza. No, il mio sogno è andare così in B. Ultima battuta, giusto per un po' per scherzare, il 16 giugno Pescara, la sogniamo ovviamente questa finale, però il giorno dopo la Svizzera debutta col Brasile. Io ci ho provato, alcune volte sono riuscito in alcune partite, in altre meno. Sicuramente è una cosa che fa molto piacere questa e vi ringrazio appunto per questo premio. Penso che però in questo momento qua c'è qualcosa di ancora più importante, visto che abbiamo l'opportunità di poterci giocare qualcosa di importante. Io sono venuto qua, lo sanno tutti, perché io in C non ci voglio stare. Sinceramente abbiamo poco da perdere, nel senso che
andiamo là, sono tutte partite difficili, secche, la cosa che è sicura, e questo ve lo posso garantire, che noi ci metteremo fino all'ultimo briciolo di energia e fino all'ultimo goccia di sudore per cercare di fare quello che tutti noi ci auguriamo. Tutto qui. Grazie. Senti Stefano, possiamo dire che la tua è stata una scommessa vinta, perché alla fine era una scommessa scendere in C dopo 11 anni che mancavi, un'estate travagliata, una scelta un po' titubante inizialmente, eppure adesso siamo qui a crederci e a premiare con il migliore giocatore della stagione. Beh sì, ma il direttore sa benissimo che è stata un'estate un po' particolare, diciamo. Ho sempre detto che quando sono venuto qua non ero convinto, ma non ero convinto per la piazza, perché la piazza di Siena sapete molto meglio di me quello che ho fatto. Più che altro perché non conoscevo alcuni dei compagni di squadra e non sapevo se eravamo all'altezza di fare un campionato di vertice. Mi ricordo che la prima partita che sono arrivato era un venerdì e giocavamo la settimana col Pisa, giocavamo a Pisa. Io ero in macchina, non giocavo, giustamente era arrivata da 2 giorni e quando ho visto la squadra ho detto beh, se le basi sono queste si può fare qualcosa di importante. È ovvio che bisogna crescere, bisogna dare tempo a tanti giovani che ci sono di migliorare, in alcuni casi ci siamo riusciti, in altri magari no, di questo me ne faccio un po' forse una colpa, perché se uno dei più grandi magari potevo fare qualcosa in più, gestire magari qualche situazione in maniera diversa, però purtroppo mai quello che è andato, bisogna guardare avanti e per fortuna abbiamo un'altra strada che ci può portare comunque a più risultati.